Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come: Gianni Amana ha dichiarato di volersi trasferire dopo essere stato aggredito per l'ennesima volta. Ecco cosa è accaduto. Gianni Amana ha aggredito pesantemente. Negli ultimi anni le fiction tour che hanno invaso il palinsesto delle televisioni italiane, in particolare della Mediaset che da un paio d'anni manda in onda molti prodotti televisivi nati in Turchia. Gianni Amana e la drastica decisione. Grazie a questo nuovo fenomeno televisivo molti attori e attrici turche hanno ricevuto un'enorme popolarità nel nostro paese, arrivando a trovare molti ingaggi in progetti cinematografici e televisivi. Tra i più famosi di questi attori c'è Gianni Amana, che ha fatto innamorare molti telespettatori di ogni età e di ogni sesso, ricevendo consensi positivi sia per quanto riguarda il suo aspetto fisico che sia per la sua capacità recitativa. Nato a Istanbul nel 1989, educato dalle sue nonne, l'attore ha da sempre avuto una forte passione per l'Italia, a tal punto da decidere di frequentare un liceo italiano di Istanbul, diventando uno degli studenti più promettenti. Successivamente diventa scrittore per il quotidiano Dunia e si laurea al Dipartimento di Giurisprudenza nel 2012 presso l'Università delle Editepe. Dopo il traguardo universitario decide di intraprendere una carriera come attore, dedicandosi completamente alla recitazione. Gianni Amana lascia Roma, lo sfogo sui social. Nonostante abbia recitato in piccoli ruoli sin dal 2014, il successo arriva con il ruolo di Feritaslan nella fiction Bittersweet Ingredienti d'amore, ma la vera e propria fama arriva con Daydreamer, Le ali del sogno, che consacra Amana come sex symbol e attore, tanto da diventare uno dei più ricercati in Italia. La popolarità ottenuta lo porta a diventare l'uomo dell'anno nel 2019 e a prendere parte a degli spot pubblicitari per una nota marca di pasta italiana e ad un cameo nella nota serie TV Che Dio ci aiuti. Successivamente viene ingaggiato per molti prodotti televisivi, tra cui Viola di Mare al fianco di Francesca Chillemi e Sandokan Rebo, o della serie degli anni 80 con protagonista Kabir Bedi. Gianni Amana. Nell'estate del 2021 ha avuto una storia con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, non andata a buon fine nonostante i giornali parlavano di un matrimonio tra i due. Le parole dell'attore su Instagram. Gianni Amana, per via dei suoi impegni lavorativi, si è trasferito a Roma, ma la pressione avuta da parte delle sue fan gli hanno fatto prendere una decisione drastica. Come si può leggere da una sua storia di Instagram, l'attore afferma di essere grato dell'affetto della gente, ma di non riuscire più a sopportare i continui attacchi aggressivi delle fan nei confronti delle ragazze che sono al suo fianco e di voler lasciare la città di Roma per vivere in una città più tranquilla. Gianni Amana lascia Roma, lo sfogo sui social. Amana ha rassicurato i fan dicendo che non lascerà l'Italia, dato che ci sono progetti molto importanti a cui prenderà parte, ma andrà a vivere in un'altra città del nostro paese senza rivelare quale. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!